Perché non è possibile che in Italia ci sia una tomba dove è sepolta una diciottenne che dopo quasi 20 anni non c'è scritto il suo nome su quella tomba. E su quella tomba c'è una fotografia. Lei aveva 18 anni, ma la foto sembra una signora di 50-55 anni. Non è possibile. Non è possibile. Perché quella tomba, qualcuno con le scuole, invece di andare a Londra, vada su quella tomba per piacere, in terra di Sicilia. Lì è sepolta Vitatria. E Vitatria, questa siciliana ribelle, di una famiglia mafiosa, che ha ucciso il padre, poi il fratello. Lei diventa giovanissima una testimone di giustizia. Lei mette a disposizione quello che ha visto, quello che ha ispirato nella sua famiglia. Ha avuto una grande testimone, che era sua cognata, che aveva sposato suo fratello, che era una brava ragazza, quasi costretta a proprio sposarsi, era nata la bambina a cui era affezionata. E sua cognata, quando gli uccidono il marito, lei era la grande svolta, lei era una donna pulita e trasparente, che aveva sognato un cambiamento. E si era fatta testimone di giustizia, portata via, per proteggerla. E questa ragazzina che ha questo tormento, perché nei codici mafiosi non si deve collaborare con gli sbirri, nei codici mafiosi non si deve collaborare con la giustizia, l'unica strada è la vendetta. E invece Vitatria, scuola alberghiera di Sciacca, lei di Partanna, ha un tormento all'inizio, e poi mette in gioco la sua vita e diventerà testimone di giustizia. Io la cito, non potrò non citarla, ma sempre. Io non l'ho mai conosciuta, Vitatria, ma ne sono innamorato di lei come tanti altri volti di giovani, di quell'interminabile lungo elenco di vittime innocenti di mafia. E Vitatria, guardate, viene rilegata dalla sua famiglia. E per una ragazzina, quando tutto questo comincia, arriva a 16 anni e mezzo, 17, essere rinnegata, immaginate che dolore. Non è un giudizio su sua madre e sui parenti più stretti, è quella mentalità, è quei codici, è quella mentalità mafiosa. E lei soffre questo distacco, soffre essere rinnegata e va avanti. Paolo Borsellino diventerà per lei il suo secondo papà, perché la va a interrogare, coglie quelle sfumature che lei aveva respirato appartenendo a una famiglia mafiosa. Quella guerra di mafia aveva fatto 43 morti, fino a quel momento si ferma grazie al suo contributo del suo cognato Piera Ieri. Vive protetta, nascosta. Lei lo sente come un padre, e voi sapete che Paolo Borsellino sentiva lei come una figlia, al punto che ogni volta che andava nel luogo protetto gli portava e faceva comprare da Agnese, sua moglie, i doni, come può fare un padre con i propri figli. E quando vent'anni fa, vede prima la strage di Capaci in televisione e poi poco dopo la strage di Via D'Amelio, lei è disperata e scriverà l'ultima pagina del suo diario che vi leggo. Allora ho pensato che bisognava scrivere qualche cosa per trasmettere pochi pensieri, dare voce in quel noi a quegli incontri che hai tu nella vita, diretti o indiretti, che ti cambiano qualcosa qui dentro. E lei ha cambiato anche dentro di me qualche cosa, lei come tanti altri. E voi sapete che dopo una settimana di tormento, vedi i funerali, è un momento di smarrimento, lei è cresciuta, era solo di 18 anni. Si butta giù da quella finestra, a Roma, in quell'appartamento dove l'avevano protetta, in via Meglio, mentre dall'altra parte della strage via D'Amelio.
Ritalia ritornerà in Sicilia. E qualcuno di voi ricorda quel funerale, a portare quella bara solo un gruppo di donne. Neppure il funerale in chiesa viene fatto. Lo celebrerò io il funerale in chiesa, diciamo così, insieme a un caro amico che non c'è più, Nino Caponnetto. Anni dopo, in quella chiesa, dove lei non aveva potuto entrare in quel momento, il funerale, con tanta gente, per dire che c'è un'Italia che continua ad esserci, a nord, al sud, al centro, all'Italia. E c'è una tomba ancora oggi, appena sepolta fu distrutta la prima tomba. Ora c'è una tomba in Italia dove è sepolta una siciliana coraggiosa, che ha rotto certi schemi, che è andata controcorrente, fragile, 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 ma anche molto grande. E nell'ultima pagina del diario mi scrive: prima di combattere la mafia devi farti un autoesame di coscienza, e poi dopo aver sconfitto la mafia dentro di te puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi, ed è il nostro modo sbagliato di comportarsi. Sì, la mafia c'è anche qui a Bologna. Sono molti i nostri atteggiamenti, le nostre omertà, i nostri individualismi, i nostri comportamenti. E questo è il messaggio di Ritalia. Lei faceva l'alberghiero e un giorno darà l'esame. Piomba in quella scuola portata da carabinieri e polizia. Lo saprà solo il presidente di giuria e il presidente della scuola, come mai lei è così protetta. Qualcuno pensa che sia una detenuta. Darà il tema della sua maturità. Ha studiato da lontano, ma le va a dare questo esame. E sono passati pochi giorni, è il 5 giugno del 92, dalla strage di Capaci. Il Ministero dà come temi uno dei tre su Giovanni Falcone e il pensiero. Lei sceglierà quello. Vi leggo 10 righe di quel tema. Ecco perché allora questo video, questi pensieri, questa voglia di dire, li trasmettiamo a storie volte della gente. Lei nel suo tema scrive: l'unica speranza non arrendersi mai, rendere coscienti i ragazzi che vivono tra la mafia, che al di fuori c'è un altro mondo fatto di cose semplici ma belle, di purezza, un mondo dove sei trattato per ciò che sei, non perché sei figlio di questa o di quella persona. Forse un mondo onesto non esisterà mai, ma chi ci impedisce di sognare? Forse se ognuno di noi prova a cambiare, forse ce la faremo.